perché le leggi sono fondamentali, le pene esemplari sono importantissime, però se non cambia la cultura del maschio, diciamo, dell'uomo, di atteggiamento nei confronti della donna, anche la pena più esemplare non ha nessun effetto. Quindi urge questo tipo di conversione, questo tipo di metanoia della relazione. Ora però che cosa succede? Di solito, cioè molto spesso, e questo succede soprattutto in voi ragazzi, io noto, nel rapporto, nella relazione affettiva non c'è il rispetto dell'identità, ma c'è come una fusione. E questo, ragazzi, è una cosa davvero patologica. Perché? Perché ci si crede un tutt'uno ed è simbiosi, fusione, e denota una dipendenza che è patologica, è sbagliata. Ognuno di noi nel rapporto deve mantenere la sua identità. È fondamentale questo. Perché? Perché mettete che si rompe quella simbiosi, l'uomo cosa fa? L'uomo a cui la donna, cioè l'uomo, nel momento in cui la donna lo rifiuta, se la prende. Infatti non erano state crocifisse come si vede dalla foto, ma erano state impalate attraverso la legge. Mi leggiste. Mi leggiste e le vedi in piedi sulla croce, ognuna a suo modo non ha resa. Mille criste in fila, corpi grandi di senso, attraversati da mani scene e raggiunte portite, scavate dall'urlo dei rami a rivolta, spogliati nei cuori palpitanti, trafitte dall'assurdo, acuminate dal male. Lunghi capelli non coprono la vergogna del genere umano. Lontane le nene da bambina, le grida giocose, le ninna nanna intonate. Chissà, l'ultimo tuo pensiero, le sue terminali parole. Poi il silenzio, ad una, in un coro sordo, in quella, questa terra desolata, balsando in una fiata. Ti accorgi che sei parte di loro e lasci in quei chiodi una fitta di te. Guardi e non vai oltre. 100 anni quasi lo sono, vergine e la pietà. Back Paolo Spiex, riportiamo indietro le nostre ragazze, con tanto di hashtag che risuonò sui maggiori network mondiali e di cui il capo di Islamisti Salafiti sistematicamente si fece beffe. A tutt'oggi di quelle ragazze non si è saputo più nulla, gli stessi portavoce dei quei quotidiani, a seconda delle circostanze, ne danno notizie contrastanti. Talvolta sostenendo che questi si sarebbero convertiti all'Islam divenendo i voli dei miliziani, dall'altra che sarebbero state vendute come schiave al prezzo di 10-12 dollari all'anno. Io ho preso spunto da questo fatto, accostandolo alla drammatica vicenda dei migranti e degli immigranti che perdono la vita nel Mediterraneo, con i fuggiti a quello che e che ne vogliono nemmeno accogliere. E ho scritto un racconto che qui proponiamo nella forma condensata di un lavoro. Jamila. Mi chiamo Jamila e fui tagliata nel Libano. Non eri il papà naturale. Mamma faceva la puttana in un ruvido sobborgo di Lagos. Morì consumata dalle carezze dall'arco quando avevo 8 anni. E già alcuni clienti mi avevano messo gli occhi addosso. Quando quegli occhi stavano per trasformarsi in mani, la zia Naima, che viveva a Cibuk, un
lo sperduto villaggio di Gorno, reso importante dal suo liceo, seppe della morte della scellerata sorella e della mia esistenza, e mi prese con sé. Forse per placare i mostri e il rimorso, mi volle come quella figlia che non aveva mai avuto, e mi amò molto. Anche il candido zio Cristian, di nome e di fatto, mi amò molto e mi insegnò a suonare il pianoforte. Poi mi amò troppo e mi feri tra le gambe, facendomi sanguinare. Ma non gliene volli, forse l'amavo troppo anch'io e non dissi mai nulla alla zia. Era bello il candido Cristian. Insegnava lingua e cultura inglese al mio liceo. Lui e i miei capelli lisci furono motivo di invidia da parte delle mie compagne. Non che sapessero della nostra relazione, ma ne desideravano una per loro. Lo studio dei classici, greci e latini, della matematica, della musica, accese in me tante speranze, tanti progetti e tanti sogni. Amai Socrate e Cristo, Shakespeare e Tirso de Molina, Galilei e Einstein, Beethoven e Wagner. Lessi di un vescovo cattolico, un tal Juan Carmuel y Lobkowitz, che aveva inventato il calcolo binario, dando a George Poole la possibilità di rappresentare il pensiero con soli due numeri, lo zero e l'uno. Già la matematica, quella matematica fatta di numeri danzanti, di numeri infiniti, in cui lo zero vale più di 12. Magari ne avessimo altre quattro come questa, aggiunse. Potremmo acquistare un Kalashnikov per la maggior gloria di Allah. Pregai Dio affinché mi facesse morire, ma smisi subito, se questi sono nel giusto pensare. Allora Dio deve essere un gran bastardo. Presi così a peregrinare tra i bordelli di Mezzafrica, passando da un padrone all'altro, ricettacolo di raffinate perversioni. Quando sono stata stipata su gommoni a Sirte per la traversata, Caronte mi ha detto che all'arrivo avrei dovuto pagare in natura il rimanente del pedaggio e lavorare un anno per lui. I miei seppellitori avevano lasciato poche monete sui miei occhi. Il naviglio era troppo carico di innocenza perché arrivasse indenne. Non era un'innocenza comune quella, era un'innocenza scandalosa, di quelle che pesano come un macigno sulla coscienza dei parolai. Posto che questi ne abbiano un'innocenza capace di zittirli. Era l'innocenza dei poverissimi, degli ultimi degli ultimi, degli anonimi, di quelli che nessuno vuole, perché nessuno sono. No, il mare non poteva consentire quello scandalo. Tutti abbiamo avuto un'onda, la nostra onda. La mia mi ha presa e mi ha portata giù, convincendomi a lasciarmi possedere. Man mano il dolore mi ha lasciata. Qualcuno finalmente aveva di me pietà. Qualcosa che consuetudinariamente non è possibile vedere, nel
corso dei nostri lavori abbiamo scelto di portare sul piccolo schermo, poi sul grande, Aerospace, perché all'interno di quello che era un percorso di studi effettuato da Federica in un mio corso di sceneggiatura, ho trovato il suo lavoro e la sua registrazione che mi dà pure io molto, molto valido e molto, molto interessante. Quello che però ci stuzzica e che ci interessa è cercare di portare alla conoscenza della massa quelle storie che non vengono rappresentate consuetudinariamente. Noi oggi viviamo dei giorni molto particolari, di forti tensioni, più politiche probabilmente che sociali, ma che nascono sempre da un'esigenza comune, che è quella della sopravvivenza umana. E io mi sto impegnando nel corso di questo mio percorso d'autore di portare avanti. Collego a quello che diceva la nostra teste 25 novembre, non è pubblicato il 8 marzo. No, sapete perché? Questa è la spiegazione che ci sono da lei e non l'ho letta. Mi piace arrivarci, non so se è quella giusta, ma io mi sono data questa spiegazione. È il momento, questa epoca è l'epoca della specializzazione in tutto. Se voi parlate per esempio di un ortopedico, adesso non c'è l'ortopedico che opera su tutto, ma c'è l'ortopedico che opera per esempio il ginocchio, che opera sulle piede, che opera. Quindi è il momento della specializzazione. Quindi il 25 marzo si parla solo di questo, anche perché l'8 marzo è stato, diciamo, precedente come celebrazione al 25, genericamente, indetto per parlare delle donne, e poi, come diceva anche la Presidente, sì, coltellate, scandalo, passione, riportando un po' sulla storia del delitto di passione. E l'opinione pubblica ha cominciato a essere bombardata. Che effetto ha prodotto questo, che da una parte è stato indotto da tutta questa discussione, questo dibattito, no? Questo intellettuale mandato? Che cosa ha prodotto? Ha prodotto un fenomeno boomerang, mostruoso, che è servito tantissimo ai giornali, come la guerra, tutto ciò, no? Che è i media che guadagnano, tra l'altro, non producono, ma ha prodotto anche sui ragazzi un effetto boomerang, cioè un effetto di emulazione. E soprattutto nei più giovani, tanto è vero che hanno cominciato ad organizzarsi reti di insegnanti. Oggi a Genova ci sarà una rete di insegnanti, ma anche di istituti, rete Scuola Sicura si chiama, che è patrocinata proprio dal MIUR, dalla direttrice dell'ufficio regionale scolastico, per parlare loro di bullismo, no, non bisogna.